Nell'epoca appena passata veniva sempre ribadito che soltanto attraverso la fede si può arrivare a conoscere qualcosa che va oltre la vita. Soltanto se si guardano le cose dal punto di vista animico-morale si può riconoscere il vero significato della reincarnazione e del karma. Supponiamo che vi sia una persona che creda spontaneamente che l'uomo continui a vivere dopo aver varcato la soglia della morte. Resta però il fatto che tutto il vivere dopo la morte, stando alla sua fede, viene sottratto all'esistenza terrena. Qui si ha certamente a che fare con un mondo spirituale, ma ad eccezione degli spiritisti, ciò che avviene nel mondo dello spirito viene visto avulso dalla sfera terrena. Si svolge in una dimensione totalmente diversa, una dimensione extraterrena. Invece, per chi giunge alla certezza dell'esistenza della reincarnazione e del karma, la cosa si presenta in modo del tutto diverso. Per costui, da quello che l'uomo realizza nella sua vita, dipende il futuro dell'intera evoluzione terrestre, fino alla stessa configurazione esteriore della Terra. Questa dipende da come gli uomini hanno vissuto nelle loro precedenti incarnazioni. Con questo ampliamento della conoscenza oltre i confini di nascita e morte, si amplia il sentimento di responsabilità. Chi non crede alla reincarnazione e al karma può dire: dopo la mia morte, al massimo verrò punito o premiato in un altro mondo che si trova sotto la reggenza di certe forze spirituali. Ci penseranno loro a fare in modo che quanto io ho fatto di male non risulti dannoso per il resto dell'umanità. Questo però non potrà più dirlo chi crede alla realtà della reincarnazione e del karma. Quando le idee fondamentali della concezione scientifico-spirituale saranno sbocciate nella vita interiore degli uomini, quello che sarà significativo ed importante sarà proprio questo. Il sentimento di responsabilità germoglierà come non era mai stato possibile prima. Quali uomini che credono alla reincarnazione e al karma, noi sapremo che non può esservi un giudizio su una sola vita tra nascita e morte, ma che si tratta di elaborare condizioni che riguardano molte vite. Il modo stesso in cui gli uomini si pongono gli uni nei confronti degli altri nel presente è proprio la conseguenza di una concezione del mondo che pensa la vita come compresa unicamente tra nascita e morte. Incontriamo i nostri genitori e i nostri fratelli e sorelle in modo tale che in tutto il nostro sentire sia radicata la convinzione che viviamo sulla terra una volta sola. Si verificherà una straordinaria rivoluzione nella vita dell'umanità quando la certezza della reincarnazione e del karma non vivrà più soltanto nelle teste di pochi ricercatori dello spirito. Anche questi pochi, per ora, non possono che comportarsi come se si vivesse una volta sola, poiché le idee cambiano molto più velocemente di quanto non faccia la vita concreta. Vediamo che come uomini veniamo al mondo e ci troviamo a vivere insieme a fratelli e sorelle, genitori ed altri parenti, e che attraverso il fatto di nascere in una data famiglia, nella prima fase della nostra vita, il nostro ambiente si comporrà di certi elementi naturali, di una data consanguinità e della posizione del luogo in cui nasciamo. In seguito gli orizzonti si ampliano e ci troviamo ad entrare in relazioni non più dipendenti da legami di sangue, con persone diverse da nostri familiari e così via. Con la dottrina del karma e della reincarnazione, tutto questo acquista un significato molto più profondo. Un'importante domanda di tipo karmico è la seguente: come mai in questa vita ci troviamo a vivere con questi nostri consanguinei all'inizio della nostra esistenza?
Le indagini della scienza dello spirito ci mostrano che di regola, benché ci siano naturalmente tante eccezioni, le persone con le quali ci troviamo a vivere senza averle scelte all'inizio della nostra attuale incarnazione, sono quelle con le quali abbiamo liberamente scelto di intrecciare relazioni nella nostra precedente incarnazione verso i nostri 30 anni. Quindi, né all'inizio né alla fine, ma proprio nel mezzo della nostra precedente incarnazione, sulla base di una nostra libera scelta, siamo entrati in relazione con quelle persone con le quali poi, nell'incarnazione seguente, ci ritroviamo a vivere senza averle scelte. Ad esempio, siamo sposati con qualcuno in una vita. Nella vita seguente questa persona sarà nostro padre, nostra madre o nostro fratello o sorella. I fatti, di solito, mandano all'aria tutti i calcoli delle nostre speculazioni. Questi fatti ampliano a loro volta l'intero nostro rapporto con la vita. Attualmente l'uomo non può parlare che di caso quando pensa al rapporto con i suoi consanguinei. Riguardo alla vita che si sta vivendo attualmente, si ammetterà di essere responsabili per le conseguenze degli avvenimenti che si sono provocati in prima persona. Ma se si sa che la vita attuale è in relazione con altre incarnazioni, allora il sentimento che si avrà nei confronti di queste altre incarnazioni sarà simile a quello che si ha per quella presente. Se uno dice che l'uomo si è scelto i propri genitori sulla base del proprio karma, questo non ci dice ancora molto. La cosa riceve significato soltanto se si sa che quelli che ora sono i propri genitori, uno li ha scelti liberamente come compagni di vita a metà dell'incarnazione precedente. Questo potrà sembrare piuttosto spiacevole per qualcuno. Ciò non toglie che sia vero. E chi non è soddisfatto dei propri familiari nella vita attuale, li ha pur voluti lui e curerà meglio i suoi rapporti in questa vita. Coloro che abbiamo scelto liberamente come nostri compagni di vita quando avevamo circa 30 anni, li ritroviamo di nuovo nell'incarnazione seguente proprio all'inizio della nostra vita, come genitori o fratelli e sorelle. Anche per questo il nostro senso di responsabilità crescerà enormemente. Le forze che portano una persona ad incarnarsi in una data famiglia ovviamente sono forze di notevole entità, però esse non possono avere nulla a che fare con la vita nella quale stiamo per entrare. Invece devono originare dalla vita precedente, quando nel suo bel mezzo ci si è scelti con la massima libertà le persone con cui si voleva vivere, nel tratto della vita in cui si agiva più che mai seguendo gli impulsi dell'anima razionale. Queste cose si possono capire usando la logica, però non si possono scoprire con la logica. Si dubita a volte del fatto che queste cose si siano trovate con la ricerca spirituale proprio perché sono così logiche. Forse altri possono trovarle con la sola logica, ma per quanto mi riguarda, io non ci riesco. Così vediamo che gli impulsi più importanti che sgorgano dalle verità fondamentali della scienza dello spirito sono impulsi di tipo morale e animico. Ora, noi abbiamo parlato del senso di responsabilità, ma allo stesso modo potremmo parlare dell'amore, della dedizione e di altri sentimenti e di come tutti si approfondiscano per effetto delle verità scientifico-spirituali. Per questo abbiamo attribuito sempre tanto valore al fatto di considerare la scienza dello spirito nel suo rapporto con la vita, perfino nelle conferenze pubbliche. Abbiamo parlato della missione della collera, di quella della meditazione, dell'educazione del bambino, delle diverse età della vita dell'uomo e così via. E abbiamo considerato tutto questo alla luce della reincarnazione e del karma. Abbiamo sempre sottolineato che queste idee operano in modo da trasformare la vita.
Seppure il significato di certe esperienze dell'anima non sia stato ricondotto sempre in modo esplicito alle realtà della reincarnazione e del karma, tutte le nostre riflessioni comunque sono state fatte sulla base dell'impulso diretto che scaturisce dalle idee della reincarnazione e del karma. Tutto, non soltanto la conoscenza a livello di anima, riceve un impulso da queste idee. Anche durante l'ultima conferenza pubblica dal titolo La morte nell'uomo, nell'animale e nella pianta, si trattava di mostrare alle persone cosa esse penseranno di questa realtà in futuro, quando vedranno al di là di una singola vita terrena. Nell'uomo vi è un io individuale, mentre nell'animale abbiamo a che fare con un'anima di gruppo e nel vegetale con l'anima delle piante dell'intero organismo terrestre. La parola morte può essere usata in senso scientifico spirituale soltanto per l'uomo. Quando l'uomo sarà in grado di accogliere le nuove idee di reincarnazione e karma, arriverà nel corso delle sue ricerche, al momento giusto, anche a comprendere le altre cose. In questo senso dovrebbe essere chiaro che il lavoro all'interno della società teosofica deve venire inteso nell'ambito di questa missione. Sarebbe pensabile che uno accogliesse questa novità portata dalla scienza dello spirito senza occuparsi minimamente di tutti i tipi di religione esistenti tra gli uomini. La scienza che compara le religioni si studia ovunque nel mondo e spesso in modo molto più intelligente di quanto avvenga nella società teosofica. La cosa più importante è che tutto venga visto alla luce della reincarnazione e del karma. Il senso di responsabilità crescerà in maniera molto considerevole, anche sotto un altro aspetto. Vediamo nel rapporto tra familiari consanguinei e compagni scelti liberamente una certa reciprocità. Ciò che di più intimo e nascosto vive nell'anima, in una vita, diventa l'elemento più manifesto nella vita seguente. Così, anche quello che ora ci sembra la cosa più improbabile, più tardi si presenterà come la verità. Se agiamo mossi da senso della verità oppure da fanatismo, si manifesterà in tutta evidenza nella nostra prossima incarnazione. Chi mente tanto oppure ha la tendenza a fare supposizioni a cuor leggero diventerà una persona poco seria nell'incarnazione seguente. Ad esempio, se in questa vita reputiamo cattiva una persona senza prima esaminare i fatti attentamente, mentre si tratta di una persona buona o lo è perlomeno un po', allora nella nostra successiva incarnazione, a causa del giudizio avventato dato nell'incarnazione presente, potremo forse ritrovarci ad essere persone intrattabili, litigiose e del tutto detestabili. Noi, visto il modo particolare con cui coltiviamo tra di noi la scienza dello spirito, non potremmo mai venir considerati come se fossimo in una qualche forma di contrasto con un movimento che pone la reincarnazione e il karma al centro dell'attenzione. Il contrasto con noi dovrebbe venire congegnato ad arte. Prendiamo ad esempio il fatto di quanto poco si parli della questione del Cristo tra di noi. In realtà nessuno ha motivo di inventare artificiosamente un contrasto tra noi, perché questo o quello scaturirebbe come conseguenza necessaria di una matura comprensione della reincarnazione del karma. In realtà si può inventare una non conciliabilità con noi soltanto a condizione di essersi fatti un'errata rappresentazione del modo in cui noi portiamo avanti le nostre ricerche. Naturalmente, con questo non si intende dire la società teosofica è quella che crede a karma e reincarnazione. Si dovrebbe piuttosto dire il nostro tempo è maturo per elevare alla coscienza di tutti gli uomini le realtà della reincarnazione e del karma, così come in passato la concezione copernicana del mondo si è fatta strada nel cuore degli uomini.
Non è il riconoscimento dell'esistenza dei mondi spirituali la novità fondamentale oggi, bensì l'aspetto che le affermazioni sui mondi spirituali assumono quando vengono considerate alla luce della reincarnazione e del karma.